Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Dato che mi sono divertita tantissimo a girare il video riassunto sull'impressionismo e dato che mi è stato richiesto un video riassunto sul surrealismo, eccomi qui e oggi ve ne parlerò. Ovviamente si tratterà di un riassunto estremo, un po' sfavillante e soprattutto sopra le righe. D'altra parte penso che sia anche necessario parlare del surrealismo con un po' di follia. Bando alle ciance e cominciamo. Partiamo dal presupposto che il surrealismo non è stato solo un movimento artistico, ma è stato anche poetico, cinematografico e soprattutto letterario. Il fondatore, infatti, era lo scrittore André Breton, che nel 1924 pubblicò il Manifesto Surrealista. In questo testo viene evidenziata l'importanza che il surrealista dà all'immaginazione, che nel vero senso della parola esce da ogni limite. Basti pensare a Dalí che va rappresentato sua moglie con le costolette d'agnello sulle spalle, di cui vi ho parlato nel video della settimana scorsa. Breton con il suo manifesto vuole dare nuovo valore al mondo dei sogni e della visione. Infatti nella letteratura e nell'arte surrealista vengono ad esempio uniti oggetti e relazioni che non hanno nessuna logica, come avviene ad esempio nel sogno. Ovviamente tutto questo interesse per il sogno nasce anche dagli studi di Freud che vennero pubblicati pochi anni prima e che divennero per i surrealisti una vera e propria fonte di ispirazione. Il mondo dei surrealisti è quindi un mondo diverso e reinventato, ai limiti dell'assurdo. Quindi abbiamo capito sogno, follia, immaginazione, visione, oggetti che non hanno relazione. Ma cosa vogliono rappresentare i surrealisti? È difficile dirlo perché i surrealisti erano molto diversi tra di loro. Basti pensare che Magritte, ad esempio, rifiutava qualsiasi interpretazione psicanalitica delle sue opere. In generale, il surrealismo è una polemica contro il pensiero logico e contro la pittura tradizionale, anche se paradossalmente tutti i surrealisti, tranne Miró, utilizzarono una tecnica ai limiti dell'iperrealismo. Tutto questo però ha uno scopo, perché la resa realistica rende i soggetti rappresentati dai surrealisti ancora più perturbanti. Anche questo concetto di perturbante è stato preso dagli studi di Freud, non scenderò nei dettagli perché io di psicanalisi ovviamente non ne so nulla, però comunque anche questo è stato stimolato dagli studi di Freud. Per farla in breve, è proprio quando noi riconosciamo qualcosa come realistico e familiare, ma allo stesso tempo ci accorgiamo che non è realistico né familiare, ciò ci provoca meraviglia e turbamento. Prendiamo ad esempio la Modèle Rouge di Magritte. Essendo così realistico, fa molto più effetto che vedere lo stesso soggetto meno realistico e semplificato. Perdonate l'orrore di questo mio disegno esplicativo, ma è proprio per farvi capire di cosa sto parlando. Un altro soggetto che troviamo nei dipinti surrealisti è l'amore. Un amore che però è sempre messo nel contesto del perturbante. Infatti troviamo un amore sterile fatto di incomunicabilità, come quello che troviamo in Magritte. Oppure può essere un amore passionale e carnale, fatto di feticismi e assurdità come quello che troviamo nelle sculture ironiche di Meret Oppenheim. Il senso quindi, come abbiamo capito, è di lasciare libera la creatività e andare oltre la realtà convenzionale, quindi ringraziamo i surrealisti per rendere questo mondo meno noioso. Bene, ora vediamo le star del movimento. Partiamo dall'unico e inimitabile Salvador Dalí, eccentrico, odioso ma anche adorabile e divertente. Dalí non era surrealista solo nella sua arte ma anche nella sua vita, perché diceva cose assurde e faceva cose ancora più matte, e ci ha donato dei dipinti meravigliosi che sono vere e proprie immersioni in sogni e allucinazioni. Poi abbiamo René Magritte, artista fenomenale che ha realizzato dei dipinti che si rivelano veri e propri giochi di parole, rebus e paradossi. Anche se forse come persona era un po' antipatico, ma continuo a amarlo per la sua arte. Poi abbiamo Jean Miró, che non ho ancora capito perché lo infilano nel surrealismo, dato che i suoi dipinti sono praticamente astratti. Personalmente è uno dei pochi artisti che non mi piacerà mai. Scusate amanti di Miró, ma quando vedo i suoi dipinti tutto quello che riesco a pensare è che schifo peli. Ah, che schifo peli! Poi abbiamo Max Ernst, che fa soprattutto dei collage pazzeschi che sono figure antropomorfe o animali fuse da altri oggetti. Poi abbiamo la già citata Meret Oppenheim, che ha fatto delle opere assurde, ironiche e provocatorie. Poi abbiamo Man Ray alla fotografia e Luis Buñuel al cinema. Vi prego, se avete fegato, guardate qualche opera del cinema surrealista perché sono cose proprio what the fuck. Ma ora basta se non parlo troppo e passiamo agli influencer del surrealismo. Giorgio De Chirico, che come Manet per l'impressionismo è stato il cosiddetto padre spirituale del movimento surrealista. Piccola chicca, quando De Chirico cambiò il suo stile i surrealisti si sentirono traditi e quindi organizzarono un finto funerale. Poi altri influencer sono stati i dadaisti, ancora più folli dei surrealisti. E poi il mitico Sigmund Freud, che non l'ha fatto apposta a ispirare i surrealisti, ma così è stato. E niente, questo era un estremo riassunto del surrealismo. Qual è il vostro surrealista preferito? Giuro che accetto anche Jean Miró come risposta, sono aperta alle opinioni diverse dalla mia. E magari spiegatemi perché tale artista è il vostro preferito. Io voto Magritte come arte perché amo i suoi dipinti, ma se mi dovessero chiedere come personaggio voterò sempre Dalí. Ogni volta che mi chiedono quale personaggio storico vorrei conoscere io rispondo sempre Salvador Dalí, perché come scegliere qualcun altro, insomma. Siamo pure nati entrambi l'11 maggio. Bene, per oggi è tutto, come sempre condividete, commentate, fate tutto quello che potete per condividere la cultura e noi ci vediamo nel prossimo artistico video. Ciao!